Il Rimini, presa mercoledì per la prima volta in stagione alla vetta della classifica grazie alla blitz a Lentigione, vuole allungare la sua striscia di vittorie, arrivata a quota 5 nella gara interna con il Mezzolara, Mister X del girone con 7 pareggi. Le due squadre sono divise in classifica da ben 17 lunghezze, con i romagnoli a quota 27 e i bolognesi a quota 10, ma in striscia positiva da 5 turni. Muccioli ritrova Petti che ha scontato la squalifica, out Arlotti. Valeriani si è ripreso dall'attacco influenzale, ma parte dalla panchina. La partita, al quinto Petti sfiora di testa su una sventagliata in avanti, Sacca mette al centro, giù interviene in tuffo di testa, poi tocca Petti e Pasquini allontana. Al sesto Viti non arriva puntuale all'appuntamento sul cross calibrato sul secondo palo di Guiebre. Al nono Scotti dà lezioni di freddezza, dribblando in aria Sacca. Al decimo cross di Viti, l'incornata di Ambrosini è tra le braccia di Celeste. Al dodicesimo gli ospiti si portano in vantaggio. Dopo un tiro di Carapici ribattuto, Menarini si sistema il pallone sul destro e trafigge Scotti che non ci arriva. Al sedicesimo Buonaventura pesca in aria Ambrosini, chiuso sul più bello. Al diciannovesimo cross di Viti da destra, Cicarevic non ci arriva di testa. Al ventesimo Guiebre lavora bene palla a sinistra e mette al centro per Ambrosini, Celeste si salva. Sul proseguo dell'azione, Buonaventura appoggia per Montanari, Celeste vola e alza oltre la traversa. Al 24esimo cross di Cicarevic, Pasquini di testa per Ambrosini, che svirgola la battuta da ottima posizione. Al 26esimo corner di Pasquini, l'incornata di Petti finisce di poco sopra la traversa. Alla mezz'ora Sacca sfida Petti partendo dalla linea di fondo, il suo tiro deviato finisce sul palo esterno. Al 32esimo il Rimini pareggi i conti. Guiebre prima perde palla, poi la recupera in mezzo a due difensori avversari. Immediato il cross per Buonaventura che da centroare in sacca l'1-1. Nono sigillo in campionato per il bomber biancorosso. Dopo 3 minuti il Rimini completa il ribaltone. Ambrosini allarga per Pasquini, cross in mezzo, Cicarevic uncina la sfera e di destro fa 2-1. Quinto gol in campionato per il numero 10 di Muccioli che corre a festeggiare sotto la curva est. Al 43esimo cross di Cicarevic per l'incornata in tuffo di Viti, nessun problema per Celeste. Al 44esimo Menarini ci riprova dopo un traversone di Melli deviato da Brighi, questa volta la sua conclusione viene deviata in angolo da un difensore. Si va all'intervallo con il Rimini avanti 2-1. Al 16esimo della ripresa Rigon commette fallo da ultimo uomo su Cicarevic e l'arbitro gli mostra il rosso, Mezzolara in 10. Le due conclusioni in sequenza di Ambrosini sugli sviluppi della punizione non sortiscono l'effetto voluto, sfera a fondo campo. Al 19esimo Scotti ci mette le mani sul cross di Melli, Sacca impatta male, fallendo una ghiotta opportunità. E sulla ripartenza il Rimini cala il tris. Ambrosini avanza deciso a destra, palla Cicarevic, che a sua volta serve Buonaventura, conclusione sul primo palo che non lascia scampo a Celeste. Doppietta personale per il bomber biancorosso che tocca la doppia cifra nella classifica marcatori. Al 35esimo il Rimini realizza il poker. Cambio di gioco per Buonaventura che si invola verso l'area ospite e una volta dentro serve ad Ambrosini un pallone che è solo da scaraventare in rete. Terzo gol di fila per l'attaccante di Fano. Finisce 4-1 per il Rimini, che infila la sesta vittoria consecutiva e si conferma capolista con 30 punti.